Ed eccoci ragazzi per questo nuovo video, finalmente siamo in motovlog, finalmente giro domenicale. Sono qua sul lago di Endine, direzione ora Lovere, dove incontrerò uno di voi, un iscritto. Diciamo che è l'iscritto più attivo che c'è, ormai abbiamo fatto tanti giri insieme con lui, Diego, visto che lo conoscete anche voi, cioè lo conoscete magari non di persona, ma lo conoscete perché comunque in chat vi comunicate tanto. Sicuramente uno dei primi giri, spero dei tanti di questo 2021. Lago di Endine è sempre bello, guardate di qua. E quindi niente ragazzi, ci vediamo direttamente al ritrovo di Lovere. E a dopo. Eccoci arrivati ragazzi in quel di Lovere. Adesso andremo al punto di ritrovo solito, dove solitamente ci troviamo, che sarà uno dei punti di ritrovo, diciamo, della community, se appunto qualcuno vorrà venire. Buongiorno. Finalmente si può andare, cavolo. Ok, ragazzi. Pronti partenza, via, si parte finalmente per questo giro. Adesso lasciamo il lago di Iseo, in quel di Lovere siamo ancora. Oggi destinazione Val di Scalve, via Mala. Faremo via Mala, Val di Scalve, Presolana. Oggi giro easy easy. Tranquillo. Finalmente si può fare così, così, così a tutti, ragazzi. Ragazzi, non c'è nessuno! E un po' bambino tornerò. Mi ricordo montagne verdi, l'erba, il prato, quello che era mio. Ragazzi, cambiamo provincia! Da quanto che non esco dalla provincia! E un po' bambino tornerò! Ok ragazzi, Boario Terme. Paese in Val Camonica, ragazzi. Paese in cui inizia la via Mala, che fra un po' imboccheremo,
e qua c'è Val di Scalve e via che si parte. Si inizia già a salire, ragazzi. Vai che ci si diverte, ci si diverte. Galleria, 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 la galleria. Ma che bella galleria! Guardate qua che spettacolo! Che spettacolo! Ok, ripartiamo per questa via, la via Mala. E diciamo, è un po' un canyon. Su si vede il massiccio della Presolana. E si continua ad andare. Strada davvero molto bella. Per me è davvero una delle più belle strade che ci possa essere, questa qua della Via Mala. Un po' bagnato. Si rientra nella provincia di Bergamo.
Che spettacolo, ragazzi! Siamo in Val di Scalve! Ora, ragazzi, direzione Schippario. E si sale, si sale! Come si sale? Boh, boh, boh! Che bise, che bise! Che bise! Schippario, via, mamma, boh, che spettacolo, che spettacolo. Che spettacolo, lo spettacolo. Eccoci qua, Schippario, ragazzi, Pradella di Schippario. Che vista spettacolare, mamma mia, bello, va che bello. La cartolina, ragazzi. Comunque io dico sempre che la Val di Scalve è una delle valli più belle d'Italia, ragazzi. Poco conosciuta, ma davvero, davvero, davvero una delle valli più belle che c'è. Ok, si parte, ragazzi, con la Presolana. Si va su verso il passo. Questo è, a mio avviso, è il versante. Ok, ragazzi, mi si è scaricata la batteria della DJI Osmo Action, quindi non vi ho fatto vedere tutta la salita, però siamo arrivati al passo della Presolana. Ora ci fermeremo a mangiare qualcosina, dove c'è un po' di posto, qualche panchinetta. Ok, ragazzi, pranzo fatto, ora ci avviamo verso giù, però prima ci fermiamo subito per una pausettina caffè.
davvero tanta gente in moto, ragazzi. Ok ragazzi, scesi dalla Presolana. Adesso facciamo un po' di curvette, stradine un po' secondarie ma belle. Sono direzione, ragazzi, lago di Iseo, dove si tornerà in quel di Lovere. Guardate qua che spettacolo! Spettacolo! Il lago in tutto il suo splendore. Lago di Iseo. Iseo. Lago di Iseo. Che bello che è Lago di Iseo. Che l'ultimo pezzo è anche il tratto più bello a mio avviso. Infatti guardate qua che spettacolo. Guzzi, Moto Guzzi, Vespino. Che spettacolo. Che spettacolo, attenzione, hanno fatto l'incidente. L'incidente. Ok ragazzi, io direi che come primo giro, dopo il rientro è tutto. Guardate qua quanta gente in moto. E direi che è tutto. E da questo contesto lacustre, ragazzi, vi saluto. Primo giro è andato davvero bene, un giretto tranquillo, senza strafare per il momento. E niente ragazzi, ancora grazie di aver visto questo video. Iscrivetevi al canale e alla prossima. Ciao ciao.